Intanto grazie a nome mio, grazie a nome di tutto il gruppo Equalita di averci invitati e insomma io non sapevo bene quale livello mi sarei trovata davanti oggi, decisamente più alto di quello che mi aspettassi visto il dibattito che abbiamo fatto questa mattina. Io comunque per voi ho preparato, diciamo, un seminario a accoglienza bassa soglia, multiplo. E se ci sono delle cose che sono troppo facili, me lo dite, andiamo avanti. E poi magari, insomma, se ci avanza anche tempo di affrontare degli altri argomenti, andiamo avanti anche con qualcosa di un po' più intenso, un po' più complesso. Come ben presentava Antonio, noi insomma sono una decina d'anni che scriviamo testi di informatica, di filosofia, di antropologia, di sociologia. È un po' difficile riuscire a inquadrare il lavoro di Ippolita proprio perché è un lavoro di tipo cartografico, perché noi ci siamo incontrati in una club, che erano questi posti dove si incontravano negli anni 90 gli hacker italiani. Quindi ci siamo incontrati come amanti delle tecnologie e qua ci siamo accorti che però potevamo osservare questi oggetti tecnologici anche a partire da discipline diverse, perché abbiamo cominciato a mixare le nostre competenze, abbiamo iniziato a osservare questi oggetti anche dai punti di vista disciplinari di ognuno di noi, in cui c'era chi arrivava dal mondo della filosofia, chi dall'ingegneria, chi dal giornalismo, e abbiamo cominciato a fare delle ricognizioni. Il primo testo è un testo molto complicato, è una sorta di autoinchiesta del mondo dell'hacking, per cui insomma si parla della differenza tra open source e free software, un testo come se fosse l'ultimo da affrontare in ordine di complessità di Ippolita. Senz'altro invece La rete libera e democratica è il testo più agile e più rapido di Ippolita. I due centrali, quello su Google e quello su Facebook, sono proprio degli studi a 360 gradi sui grandi oggetti digitali, per cui noi facciamo proprio un po' a fette questi grandi oggetti, andiamo insomma a dissezionarli cercando di capire bene da che cultura provengono e come funzionano. Io parto da una situazione prima di tecnologia del dominio. La tecnologia del dominio non è ovviamente una locuzione che abbiamo inventato noi, l'abbiamo presa da Donna Haraway. Perché? Perché Ippolita viene anche dal cyberfemminismo, per cui noi siamo cresciuti un po' in quel brodo di cultura lì, quello in cui le tecnologie, quelle in cui immaginavamo che un giorno Internet sarebbe stata nostra, in cui gli orizzonti di autonomia erano lì, potevamo toccarli direttamente con le nostre mani. Se esiste la tecnologia del dominio, significa anche che la tecnologia non è neutrale. Allora, molti di voi conosceranno questo signore che si chiama Marshall McLuhan, che ha detto questa frase celebre, no? Il medium è il messaggio. Che cosa significa che il medium è il messaggio? Che ogni strumento rispecchia nella sua forma, quindi nella sua morfologia, nella sua architettura, la cultura da cui proviene. E quindi analizzarlo rispetto alle sue componenti tecniche può aiutarci a capire da che cultura proviene. Vi sarete sentite dire tante volte che la tecnologia non è né buona né cattiva, che la tecnologia è neutrale. Questa cosa non è vera, nel senso che ogni artefatto digitale, tecnologico, tecnico ha un suo sito politico, economico e quindi anche quando cercano di farcelo dimenticare, noi dobbiamo invece ricordarci di andare a analizzarlo anche secondo queste categorie. La tecnica è potenza, l'uso di strumenti tecnologici implica l'esercizio di una competenza, frutto di una conoscenza, per cui l'utilizzatore si pone in una dinamica di potere situata. Se noi sostituiamo la parola tecnica con la parola linguaggio, questa frase che sembra molto roboante, in realtà diventa molto semplice. Il linguaggio è potenza, l'uso di strumenti linguistici implica l'esercizio di una competenza, frutto di una conoscenza. In questi giorni abbiamo discusso molto anche a colazione, a cena, del linguaggio. Siamo in un ambiente femminista. Chi più di noi sa quanto il linguaggio sia potere, sia competenza, sia rapporto di forza, sia possibilità di mutamento? Per la tecnica valgono le stesse cose, perché il linguaggio è un codice che noi utilizziamo per trasformare il mondo, ma che è stato plasmato da una cultura patriarcale.
La stessa cosa vale per la tecnica. Noi possiamo utilizzarla per trasformare il mondo, ma dobbiamo essere ben consapevoli di quali tecniche, dove nascono e via di seguito. Quindi sempre questo signor McLuhan diceva: non si può conoscere l'essenza del mezzo studiando i suoi contenuti, così come non si può giudicare un mezzo dalla sua utilizzazione. Quindi quello che io vi chiedo di fare oggi è quello di prendere una distanza dall'oggetto. Io non voglio che voi pensiate a come utilizzate Facebook nella vostra quotidianità. Noi cercheremo di fare un po' un'analisi in base ai criteri strutturali con cui il Web 2.0 organizza la sua comunicazione. Per cui non analizzeremo i contenuti. Sono errori quelli della o del dato? Sicuro no. Ci sono dei refusi. No, di quel dato la sua utilizzazione. Dalla sua utilizzazione, sì, è chiaro, un refuso. Ah, no, scusa, l'ho soltanto perché. Non iniziate a fare, non fatemi notare subito il refuso. No, era perché era importante il certificato. Non era così. Quindi, non i contenuti, non le modalità di utilizzo, ma la tecnica con la quale utilizza, nella quale organizza la comunicazione. Quando parlo di Web 2.0 intendo dire soprattutto quella che viene identificata come informatica commerciale, per cui social network e motori di ricerca come Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, eccetera, 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 LinkedIn, eccetera, eccetera. Questa informatica, che non è tutta internet, è una parte dell'informatica naturalmente, però è quella che come dire, ha a che fare con la nascita della società in rete, avrebbe detto Castells. Se la tecnica non è neutra, se la tecnologia non è neutra, ovviamente questi oggetti non sono neutri, ma hanno degli obiettivi precisi che cambiano a seconda dell'uso che facciamo di questi strumenti. Quindi non importa se il motivo in cui li usiamo è un motivo politicamente orientato, è una modalità critica. In ogni caso questi strumenti raggiungeranno il loro obiettivo. Il medium è il messaggio. Qual è l'obiettivo di questi strumenti? L'obiettivo di questi strumenti non è tenerci in contatto con le persone della nostra vita. L'obiettivo di questi strumenti è il profitto. Ora, la questione è che questi strumenti sono gratis e quindi è una roba un po' complicata riuscire a capire com'è che i titoli tecnologici del Nasdaq non conoscono flessione, nel frattempo infuria una grande tempesta economica, una grande crisi alla quale siamo tutte sottoposte, e nel frattempo questi signori del web, i padroni della rete, macinano un sacco di soldi e pure ci offrono una cosa gratuitamente. Allora noi oggi andiamo un po' a capire come può essere, come funziona. Come si fa a fare profitto nel 2.0? Sicuramente alcuni di voi avranno subito pensato, beh, la pubblicità mirata, naturalmente, pubblicità giusta per l'utente giusto, ma non solo, anche utenti specifici per ogni singola azienda e non solo. Prodotti di massa personalizzati. Allora, pubblicità giusta per l'utente giusto credo che si spieghi abbastanza facilmente. Anche durante le vostre navigazioni avrete notato che, come dire, la pubblicità che vi segue è una pubblicità che è inerente alle vostre navigazioni, che è semanticamente inerente a quello che sono le vostre, i siti su cui andate, le vostre interazioni, eccetera. Utenti specifici per ogni singola azienda significa che l'informatica ha la capacità di trasformare l'utente, di reificare l'utente e di farlo diventare un oggetto fisico misurabile, anch'esso fatto di byte, fatto di quella materia di cui è fatta l'informatica, cioè di codici. Trasforma l'individuo in un codice utilizzando il suo alter ego digitale e lo fa diventare una merce. Oggi si è parlato di reificazione. Terzo elemento, prodotti di massa personalizzati, che sembra un po' un ossimoro, ma risponde, diciamo, allo slogan in esclusiva per tutti, no? È difficile pensare di poter fare un prodotto di massa ma diverso per ognuna di noi.
questa è una cosa un po' particolare che adesso andremo a vedere, scomporremo per pezzi e andremo a vedere queste cose. Non c'è bisogno che vi spieghi cosa significa reificare l'utente, perché mi sembra che questa platea sia assolutamente preparata a questo genere di linguaggio, però è la creazione di un modello semplificato sul quale compiere elaborazioni, come se si trattasse di un insieme qualsiasi di altro tipo di dati, ma semplificazione su quello che è il modello dell'utente. Per cominciare la nostra analisi, però, è importante anche avere un'idea della grandezza, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di tanta gente, nel senso che Facebook ha 1.300.000 utenti, praticamente la seconda nazione al mondo dopo la Cina, Twitter ha 500 milioni di utenti, in Italia ce ne sono 60 milioni di persone, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di veramente grosso. Ovviamente Facebook e Twitter non sono gli unici social network, perché in Russia abbiamo Vkontakte, forse qualcuno di voi lo conosce, Uzon in Cina, Club in Iran, ce ne sono di vario tipo. C'è un capitolo nell'acquario di Facebook dove noi facciamo un po' una comparazione tra i social network americani e quindi quelli che tradizionalmente sono intesi come quei social network democratici e progressisti, e i social network invece di quei paesi che tendono a limitare l'espressione. Il capitolo si chiama Il modello sino-americano ed è una simpatica comparazione tra il mondo nuovo di Aldous Huxley e il Grande Fratello di George Orwell. Per cui insomma ha qualche suggestione letteraria, può aiutare. Allora, per fare questi soldi, per riuscire a creare questi prodotti, bisogna avere delle tecniche. La più importante tra queste tecniche è il profiling. Non so se qualcuno di voi ha già sentito parlare di profiling. Sì. Ok. Bene. La profilazione è l'insieme di tecniche che permettono di identificare e suddividere gli utenti in gruppi in base al loro comportamento. Il profiling è proprio l'idea che possa esistere una mappatura del profilo esatto di un utente. Ovviamente qui non stiamo parlando degli elementi più semplici, no? Qui genere, età, contatti, posizione geografica, che sono le classiche statistiche che chiunque di voi abbia un sito internet sa di poter fare, perché quel tipo di statistiche sono statistiche completamente anonime, dove le caratteristiche a cui voi potete accedere sono molto limitate. Il profiling non è questo, il profiling è qualcosa di più, è qualcosa che riesce a capire quali sono le abitudini, le preferenze, i desideri, è qualcosa che cerca di fare una fotografia in movimento dell'utente preso singolarmente, dell'utente quando interagisce con gli altri. Ovviamente ha i suoi natali, nel senso che il profiling digitale, commerciale, arriva in realtà dal profiling criminale. Il profiling criminale è quello che serve a identificare l'autore del reato in base alle modalità di esecuzione di quel reato, cioè in base al suo comportamento. Il comportamento descrive quindi la sua personalità, schemi ricorrenti, caratteristiche emotive. Stiamo parlando di psicologia, il profiler è un psicologo, sicuramente avrete visto in mille serie televisive parlare di questa cosa qui. Ecco, la psicologia che viene utilizzata nel profiling digitale non è quella freudiana, non è quella junghiana, non si occupa dei nostri sogni o del rapporto che avevamo con i nostri genitori, che abbiamo con i nostri genitori, ma descrive la personalità in base al comportamento dell'utente sulla rete. L'obiettivo è la previsione dei desideri, cioè la previsione delle azioni future, perché nel caso del criminale in questo modo si può anticipare il momento del crimine, e nel caso ovviamente del profiling digitale invece si cerca di capire quali sono i desideri di consumo.
come dicevamo all'inizio, conoscere i comportamenti degli utenti serve per suddividerli in segmenti di mercato rilevanti per la vendita di pubblicità e per la produzione di statistiche di altissimo livello, per cui parliamo invece di data mining, un data mining fatto con dei cluster di macchine, per cui tante macchine messe, come dire, a lavorare assieme su grandi masse di dati. Il profiling diventa dunque un metodo di stoccaggio delle identità degli utenti in base alle loro pratiche quotidiane. Lo so che sembra arabo, però questo è il modo in cui questi signori fanno un sacco di soldi. Okay. Il profiler quindi non è più lo psicologo che si mette con i suoi foglietti a capire chi è l'autore del reato, ma è una macchina che macina dati e che quindi può surfare grandi quantitativi di dati facendo delle correlazioni. E siamo al business del controllo. Il profiling criminale identificava la psicologia del criminale, il profiling digitale, questa è un po', diciamo, una slide riassuntiva, identifica la psicologia del consumatore, l'utilizzatore dei servizi, però i desideri di consumo, come vi dicevo prima. La reificazione in questo caso, come si diceva, consiste nell'elaborare dei modelli matematici delle identità attraverso i comportamenti. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di un'analisi propriamente economica del comportamento. Quali comportamenti sono più economici? Che cosa significa avere un comportamento economico? Queste sono le domande che i teorici progettisti ci fanno e sono le stesse domande che anche noi dovremmo cercare di farci per capire come funziona il sistema. Homo criminalis, homo economicus, magari ci torno più avanti. Allora, la questione qual è? È che noi siamo storicamente abituate a pensare al tema del controllo come una cosa di appannaggio politico, mentre invece oggi il controllo è diventata soprattutto una prerogativa commerciale. E questo è un grande cambio, perché la percezione del controllo è completamente diversa. Il controllo politico ha una lunga storia di sangue e di resistenza. Il controllo commerciale invece è qualcosa che abbiamo fatto in tempo a vedere con la Fidati Card, ci ha fatto ben ben arrabbiare, ci siamo scambiate la Fidati Card per cercare di non farci intercettare, ma nel frattempo che, come dire, eravamo magari presi a cogliere questi elementi di cambiamento, nel frattempo l'informatica automatizzava completamente tutto il processo di fidelizzazione. È quella del supermercato che ti viene data con per gli sconti. Quello dei punti? Sì, sì. Non lo so, io... Sì, quella delle sconde io forse. Fidelity Card. Fideva, sbagliato. Fidelity Card. Va bene. Comunque l'elemento è un po' questo, no? Dal controllo politico al controllo commerciale. Questo è il passaggio, diciamo, in andiamo ora un po' a mettere le mani nel codice, nella macchina. Profiling significa tracciamento, significa monitoraggio dell'utente. Il primo modo per tracciare l'utente è attraverso il browser. Tutte voi sapete cos'è un browser, se non lo dico. No, io lo so. Il browser è quel software che serve, si può chiamare Mozilla Firefox, si può chiamare Explorer, è un software che serve per caricare pagine HTML ed è una delle componenti, forse è la componente più importante tra le componenti interne alla vostra macchina. Il browser è la cosa di cui bisogna occuparsi di più, è la cosa su cui bisogna avere la maggior parte del controllo, quantomeno in una prima fase, in quella che noi definiamo il grado zero dell'autodifesa digitale, il controllo sul proprio browser, e poi ci arriveremo. Ovviamente però anche le applicazioni del mobile sono estremamente soggette al tracciamento, cioè tutti quegli elementi che stanno tra noi e
il web, gli elementi di collegamento, di scorrimento tra il nostro device mobile e la rete, sono gli elementi sui quali noi dobbiamo prestare attenzione, perché lì viaggiano i dati, ok? Browser, ok? Immaginatevi il vostro browser, quello che utilizzate tutti i giorni. Il vostro browser è pieno di schifezze, strapieno di schifezze, magari funziona così, ha una scheggia, funziona benissimo. Questo non significa che sia pulito. Pulire il browser è una cosa importante, perché all'interno del browser noi possiamo avere tanti tanti livelli di cose appiccicate addosso. Allora, la cosa che probabilmente conoscete di più sono i cookie, perché c'è passata una normativa europea, probabilmente quelle di voi che hanno un sito internet si sono dovute adeguare alla normativa europea e hanno dovuto mettere un banner che dice: questo sito contiene dei cookie, contiene anche dei cookie terze parti, per favore clicca ok. Ok significa che tu sai che cos'è un cookie e lo accetti. Non è che se schiacci no, disability cookie. Quel bannerino lì dice semplicemente che tu sai, sei informata. Non è che ti dice... Allora, i cookie però si possono cancellare. Che cos'è? Però ci teniamo anche a spiegarvi cos'è un cookie di terze parti, perché poi ogni tanto si sentono queste parole che non si capisce bene di che cosa si sta parlando. Allora, mettiamo che noi siamo sul sito della Repubblica, stiamo leggendo un articolo sul sito della Repubblica. Sotto, dove ci sono i commenti, dove c'è la pubblicità, un po' di cose, ci sono dei bottoni. Uno dice Google Plus, l'altro dice Facebook. Ci sono dei bottoni che rimandano ad altri soggetti. Quello lì è un cookie di terza parte, significa che Facebook o Google potenzialmente sa che tu stai navigando su quella pagina, ok? Se in più sei collegata, lo sa ancora meglio, gli agevoliamo ancora di più il lavoro. Per cui la questione è magari ogni tanto fare logout da Facebook o da Google, cioè rimanere sempre collegati, rimanere sempre loggati, si dice, scusate se magari parlo un po' in gergo. E non è una buona pratica. Sarebbe meglio ogni tanto ricordarsi di fare logout. Non che il logout ci metta in sicurezza rispetto alle terze parti, al problema del tracciamento, però gli agevola un po', insomma, gli rende il lavoro un filino più difficile. I cookie si possono cancellare e ci sono dei software anche che li cancellano in automatico, che dopo vi farò vedere così ve li potete segnare. I cookie naturalmente non sono l'unico problema, perché nel browser vanno ad annidiarsi anche delle cosette che si chiamano i tags, delle cose un po' più grosse che si chiamano storage, che sono, come dire, dei piccoli database interni al vostro browser. Ci sono gli LSO che sono dei plugin per flash, insomma c'è un sacco di roba. Ogni volta che una tecnologia web permette a un server di salvare qualche dato all'interno di un browser, può essere utilizzata come sistema di tracciamento. Quindi autodifesa base è cercare di pulire il più possibile il proprio browser, prendersi cura del proprio browser. Niente password. No, le password vanno bene. Un attimo sul password. Allora, quante di voi utilizzano Mozilla Firefox come browser? Bravissima, io lo sapevo che era un gruppo di donne assolutamente avanti. Allora, chi non l'ha provato, lo provi. Non vi dico di abbandonare il vostro Explorer o quello che usate Safari, tenetelo, ma provate a utilizzare anche Mozilla Firefox. Perché Mozilla Firefox? Perché si tratta di un software sviluppato attraverso, diciamo, l'open source. Che cos'è l'open source? Brevissimamente, abbiamo scritto un intero libro di critica sull'open source, però in realtà siccome qui siamo al grado zero, la cosa importante che voi sappiate è che i codici completi di questo software sono verificabili da chiunque ne abbia le competenze, sono disponibili pubblicamente, di modo che chi ha la competenza, ma volendo anche chi non ce l'ha, perché la curiosità può venire a tutte, può andare a vedere quei codici, a vedere cosa c'è dentro, a capire come funziona.
ma vi cito Mozilla Firefox anche perché è molto attento alla privacy e perché tanti sviluppatori fanno dei piccoli software di protezione della privacy dedicati a Mozilla Firefox, nel senso che voi vi installate questo browser che già contiene degli elementi, diciamo di default, d'ufficio, che servono a garantire un po' la vostra privacy, ma voi potete scaricare degli elementi aggiuntivi, delle componenti aggiuntive per migliorare la vostra privacy. Per esempio potete andare a cercare, ne so, Adblock Plus per esempio, che serve per cancellare la pubblicità. Questo softwareillo, che è un softwareillo che c'ha tanti anni, amatissimo, praticamente vi fa comparire la pagina della Repubblica.it completamente priva di pubblicità. Vi cancella la pubblicità e vi fa leggere semplicemente l'articolo che volete leggere. E mi sembra che, come dire, sia pregevole, no? Bravo lo sviluppatore che ci ha dato la possibilità di avere questo plugin. Better Privacy serve per cancellare gli LSO, per cancellare i cookie, e lo fa in automatico. I cookie si possono cancellare a manina, nel senso che si può andare sulla tendina, tasto destro, cercare e fare, oppure si può installare un piccolo softwareillo, in questo caso vi consiglio Better Privacy, ma ce ne sono tanti, che lo fa in automatico. Ma diciamo il software che vi voglio proporre da provare su Mozilla Firefox è questo Privotto, Private, perché perché lo sviluppa uno di Ippolita e quindi lo sviluppa un po' con i crismi delle riflessioni teoriche e critiche che abbiamo fatto tutti quanti insieme. Privotto quello che fa è ogni tab che aprite è come se fosse un computer diverso ad aprirlo, per cui in realtà vi profila, ma è come se stesse profilando 50 persone in contemporanea, e questo non rallenta la capacità di navigazione della pagina. Per cui se volete provarlo, poi magari scriveteci anche e diteci cosa ne pensate. Ci sono domande sul browser? Allora, adesso volevo passare un po' alla questione di Google, nel senso che il macro argomento che stiamo affrontando è il profiling, il filone aurifero del web 2.0, il tracciamento degli utenti e del loro comportamento, della loro identità e della loro personalità, per prevenire e prevedere i loro desideri, che già magari sono stati indotti e elaborati da altri. Volevo farvi fare un passo indietro su Google, perché Google è stato il primo grande sperimentatore e innovatore tecnologico. Noi gli abbiamo proprio dedicato tutto un testo a Google ed è stato veramente interessante vedere il lavoro, l'innovazione tecnica, l'intelligenza che è stata spesa per costruire questo motore di ricerca. Noi avevamo grande ammirazione per questi nemici mentre li stavamo studiando, perché effettivamente sarebbe stato meraviglioso poter lavorare per loro, lavorare per i cattivi, perché i cattivi lavoravano davvero bene e coccolavano tantissimo i loro sviluppatori. C'è uscito anche il libro sul team di Google, che è fantastico. Nel 2004 Google entra in borsa perché ha la miglior comprensione del target utente, perché Google è il primo a capire chi sono le persone che utilizzano Google. Google capisce subito che quello è il punto, che quello sarà il futuro, e inizia a lavorare attorno a queste cose. Io spenderei del tempo a parlarvi di Google un po', oggi mi veniva voglia di parlarvi dell'algoritmo di Google, perché appunto oggi un po' il dibattito mi aveva entusiasmata, però lo faremo una prossima volta. Nel frattempo, diciamo, faccio una visione dall'alto su Google. Allora, ovviamente Google, che è il primo ecosistema, adesso si parla di ecosistemi informatici anche a riferimento per esempio ad Apple, a tutti i sistemi complessi che hanno tante piattaforme che lavorano in contemporanea.
Google fa profilazione tramite la ricerca, ovviamente, ma fa profilazione anche attraverso tutti i servizi che mette a disposizione e anche profilazione attraverso quei servizi che ha acquistato nel corso del tempo. Per esempio, YouTube è stato uno dei più grossi affari che Google abbia fatto, ovviamente. E poi Gmail, cioè non ha uguale, non è uguale. Profilazione tramite servizi. Ogni volta che usiamo Maps, News, Drive, qualsiasi qua, Translate, tutto quello che facciamo viene trasmesso ai server di Google. Tutto, tutto quello che facciamo. Non solo, ci sono tutta una serie di strumenti tecnici che non sono l'utente base come possiamo essere noi, ma che sono lato sviluppatore, anche medio piccolo sviluppatore, non per forza un grande genio. Ci sono delle persone che, come dire, si dilettano di manipolare l'informatica anche per sistemare, insomma, un po' meglio il proprio sito internet, banalmente, magari con degli strumenti gratuiti messi a disposizione dalle grandi multinazionali, per cui abbiamo le API che servono per integrare appunto servizi su sicurezza, Analytics, che sicuramente lo userete o l'avrete visto, che è il sistema di statistiche che va per la maggiore per chi ha un sito internet e perché è gratuito e funziona molto bene. E poi AdSense, che insomma qui ci addentriamo un po' nell'ambito dell'advertising ed è un po' più complicato, dovrei fare un approfondimento. Quello che ci tengo a dire è che noi utilizziamo, diciamo, attivamente dei servizi che trasmettono informazioni, ma ci sono anche tutta una serie che noi facciamo e di cui non ci accorgiamo e che girano in background, perché io vengo sul tuo sito internet dove ti occupi di cani e segugi e hai Analytics per fare le statistiche. Io sto sulle sue pagine, guardo, mi iscrivo alla sua newsletter, guardo le foto che ha messo su e tutto quanto, entro nelle sue statistiche che, come dicevamo, non sono quelle statistiche invasive e che tracciano la personalità nel dettaglio, ma pur tuttavia quelle informazioni non rimangono solo sue di lei che le ha installate sul suo sito, vanno ai server di Google, ok? Perché ci sono degli strumenti che lavorano tracciandoci in maniera completamente passiva, perché volendo io posso smettere di usare Google News o Google Maps, ma non posso smettere di usare qualcosa che non so che sta girando dietro al mio culo. Gmail, un caso da manuale, un caso da manuale. Nel senso che Gmail è la posta elettronica più utilizzata sul pianeta Terra, credo. Una volta c'era Yahoo che gli stava un po' dietro, però credo che l'abbia ormai scalzata completamente. Gmail ovviamente profila te e tutti quelli che ti circondano, profilazione passiva per tutte le persone a cui scrivi, nel senso che io magari ho una posta elettronica su server donne, che invece è la pulizia fatta server. Però tu mi scrivi da Gmail e ovviamente le mie comunicazioni viaggiano in chiaro e vengono profilate tanto quanto le sue, perché io mi sto interfacciando con un altro strumento che invece non ha a cuore la mia privacy e quindi spedisce le mie comunicazioni, la nostra relazione, il codice della nostra relazione che è intima, personale, ma è anche sociale, culturale, politica, ai server. Sì, 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 no, completamente. Legge tutto, cartolina. Che bella cosa. Pensa te. No, ma c'è di più, perché se voi andate a guardare proprio nei TOS, nei termini di servizio che noi firmiamo ogni volta che utilizziamo un servizio gratuito, lo dicono esplicitamente: Google scansiona il testo a scopo pubblicitario. Questa operazione è completamente automatizzata e non richiede l'ausilio umano. Che cosa sottende questa vicenda? Sottende al fatto che l'umano, cioè, è soggetto alle idiosincrasie dell'umano, può essere avere dei sentimenti come l'invidia, come il pudore, mentre invece in questo caso è la macchina. Non preoccupatevi, è la macchina a farlo, non è l'umano a farlo. Il problema qual è? Che la capacità della macchina di stoccare dati è assolutamente superiore alla capacità di un essere umano di immagazzinare dati o di trascriverli. Quindi un po', diciamo, ci prendono anche un po' per il culo quando ci dicono, ci mettono queste frasette
e parliamo di 350 milioni di utenti. Ma adesso è uscita la legge che dopo 5 anni devono cancellare tutto, o sbaglio? Proprio su Gmail. Guarda, dopo ti vi farò vedere fisicamente dove stanno i dati. È chiaro che a un certo punto alcuni elementi diventano obsoleti perché loro mantengono una fotografia in movimento, per cui non gli interessa, probabilmente gli interessa uno storico di un certo tipo. Ma il problema qual è? Che non abbiamo informazioni, cioè il problema qual è? È che queste informazioni sono estremamente difficili da recuperare. Com'è che Ippolita fa a fare questo tipo di lavoro? Perché noi facciamo un lavoro di reverse engineering. Noi risaliamo la corrente, che non è solo una corrente tecnica, è anche una corrente logica, culturale, è una cosa che tutte noi possiamo fare, risalire la corrente di una catena che è una catena logica di causa effetto. Possiamo arrivare a dire sì, effettivamente poi questi dati quanto tempo rimangono lì? A che cosa potrebbero servire? Cosa tengono e cosa non tengono? Allora, qualche anno fa ho lavorato un po' con Save the Children, e perché ovviamente anche i minori sono soggetti a tutto questo tipo di trattamento, no? Non è che i minori vengono protetti in quanto minori, no. Firmano esattamente gli stessi termini di servizio che firmano le adulte e gli adulti. E allora io parlavo con queste donne di Save the Children e a un certo punto la capa mi diceva: guarda, ma noi siamo anche andati a parlare con Google, con... Il problema è che ti fanno firmare una non disclosure agreement, per cui ti danno le informazioni che stai richiedendo, ma dopo tu non le puoi pubblicare, non puoi condividerle, non puoi raccontarle, te le devi tenere per te. E quindi cosa succede? Succede che sui giornali, che nei libri, si parla un po' di fuffologia, no? Si sta dietro all'ultima app, si sta dietro all'ultima questione, magari anche di macroeconomia, non per forza di fuffologia, però tante informazioni su che cosa fanno questi con i nostri dati, noi di fatto non lo sappiamo. E allora, da sinistra verso destra, slide di riassunto. Ricevi il DNA da account Gmail, usa Gmail per autenticarsi su altri servizi. Attenzione, questi sono gli sconfinamenti dei pascoli digitali, come ci chiamiamo, perché tu magari utilizzi Gmail per entrare su un sito di appuntamenti. Ovviamente il sito di appuntamenti acquisisce dei dati e Gmail acquisisce dei dati, nel senso che poi ci sono degli accordi commerciali oltre che degli accordi tecnici. Usa Chrome, che è il browser di Google, fa le ricerche, guarda e condivide video su YouTube, scrive e legge su Blogspot, forse non lo fa più nessuno, però era la piattaforma di blogging che è stata acquisita per prima. Usa Maps, Drives, News, eccetera, visita siti che usano le Google API, che erano quegli strumenti per i tecnici che viaggiano dietro in background, e via di seguito fino alla cloud. Allora, nel complesso, anche se Google mi dice che utilizza i miei dati anonimamente, perché poi se qualcuno ha provato a fargli delle domande, e la risposta è: ma noi non associamo i dati al nome. Però se tu sai tutte queste cose di me, sapere che io mi chiamo Lavinia, Naira, bla bla bla, Serbelloni viene dal mare, non gli serve assolutamente niente, perché sanno perfettamente chi sono. Sanno perfettamente tutto di me. Se gli manca solo il nome, vuol dire insomma che si stanno un po' nascondendo dietro una foglia di fico. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente tutto questo non vale solo per il mondo, l'ecosistema di Google, a cui bisognerebbe aggiungere Android, Google Plus, eccetera, ma vale anche per Apple, vale per tutti i grandi sistemi. Da cui deduciamo che Google non è gratis. Nessuno dei servizi web 2.0 lo è. Flickr, Twitter, Facebook. La moneta siamo noi, le nostre informazioni personali e quelle delle nostre amiche e dei nostri amici. E questo lo trovate in un ombra di Google che è stato scritto nel 2007, forse era un testo che anticipava un po' troppo i tempi, perché stiamo ancora parlando di questa cosa che è estremamente importante. Ed è proprio così. Nel senso che noi non paghiamo in denaro
ma paghiamo con qualcos'altro. E quindi siamo, come dire, delle consumatrici non informate sullo scambio che sta avvenendo. Le persone di solito non è che vanno a guardare i termini di servizio, perché? Perché i termini di servizio sono scritti in corpo 11, quando va bene, interlinea minima minima, sono scritti in legalese e sono magari 50 pagine di roba. Per cui l'utente che cosa fa? Fa next, 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 agree. E via, non è che sta lì a dire no, però aspetta, vediamo un attimo. Noi, per esempio, un amico, uno di noi, ha fatto una traduzione dei termini di servizio di Google in quella che ha chiamato in lingua raga, nel senso in lingua da ragazzini. Perché? Perché a Milano noi, nessuno sa più veramente il dialetto, però diciamo, ha cercato di farlo con un linguaggio che potesse essere comprensibile dai ragazzini. La stessa cosa però si potrebbe fare in romanesco piuttosto che in pugliese, allora sì, forse diventerebbe qualcosa che è divertente leggere, che ti fa capire veramente qual è l'accordo che stai prendendo con queste multinazionali. E da qui lo slogan ormai famoso: se è gratis, la merce sei tu. E guardate che nell'home page di Facebook sotto c'è proprio scritto, ancora se voi aprite un browser, andate su facebook.com, c'è scritto è gratis e lo sarà sempre. E noi diciamo grazie che sarà sempre gratis, cioè è evidente che, come dire, poi vi fa un gran comodo che sia gratis. Allora, autodifesa grado zero lato motore di ricerca. Vi consiglio, così io vi faccio delle proposte, poi dopo. La proposta in questo caso è di usare dei meta, quelli che vengono definiti metamotori di ricerca. Perché metamotori? Perché non sono dei veri e propri motori, sono dei filtri, sono dei condom che vengono utilizzati per creare una barriera tra noi e i server di Google. C'è Startpage e DuckDuckGo, che insomma sono piuttosto carini, in realtà hanno delle differenze tra di loro, nel senso che DuckDuckGo c'ha un po' una velleità un po' più da motore di ricerca, mentre invece Startpage semplicemente fa un filtro e Google non si accorge che siete voi, vi dà gli stessi risultati che vi dà, voi scrivete Sandro Penna e vi dà gli stessi risultati che vi darebbe, ma anonimizzandovi, per cui Google non sa che siete voi a fare quella ricerca lì. Ancora non sono riusciti per questi Google? No, l'informatica è straordinaria per questo, perché è il gioco del gatto con i topi, come dire, anche l'intelligenza mercuriale dell'hacking, il fatto che troviamo il modo di fregarli, no? Noi loro cercano di saturare, lo spazio, e noi cerchiamo un modo per svicolare, utilizzando, come dire, la nostra conoscenza, l'esserci in prima persona, le tecniche per... Ce n'era uno molto carino che ho usato per tanto tempo, che si chiamava TrackMeNot, che era un softwareillo molto piccolo che praticamente tu lo attivavi e lui faceva, mandava delle richieste fantasma in continuazione a Google, a caso. Aveva una lista di parole che condivideva con gli altri utenti di TrackMeNot, proprio mentre eravamo, non so, 5-6, usare TrackMeNot, noi questa lista veniva presa a random dalle ricerche. E cosa faceva TrackMeNot? Mandava delle richieste fantasma, di modo che quando tu poi facevi la tua vera richiesta, veniva confusa in mezzo alle altre. E quindi non, Google non riusciva più a capire chi fossi, se tu stavi cercando delle cose comprensibili o incomprensibili, li confondevi un po' le cose, no? Io ho grande amore per l'informatica, quindi insomma, spero che vogliate provare qualcuna di queste cose. E, anche perché, per esempio, anche i servizi di cloud, io so benissimo che utilizzare servizi gratuiti che funzionano bene in un momento in cui non abbiamo tanti soldi in tasca è estremamente comodo, estremamente utile, però dobbiamo fare un po' uno sforzo, dobbiamo fare uno sforzo di formazione, anche provare a abbandonare anche un po' la pigrizia e provare a utilizzare degli strumenti alternativi. Per esempio questo progetto OpenStreetMap,
esiste da tantissimi anni ed era veramente un piccolo progetto autogestito che adesso è diventato una cosa davvero seria e davvero utile. Anziché usare Google Maps, provate a utilizzare OpenStreetMap, oppure anziché i servizi di cloud di Amazon, provate a utilizzare OnCloud. Per esempio, Server Zone utilizza OnCloud e se avete bisogno di un cloud, cioè di una zona nel web per condividere dei file, si può anche utilizzare qualcosa di alternativo, qualcosa di sviluppato da persone che sono politicamente e culturalmente a noi affini. E se dovete fare dei siti, se avete bisogno di servizi per anche le vostre aziende, fate lavorare le piccole web agency amiche. Non andate subito diretti sul servizio gratuito messo a disposizione da Google, perché creare una microeconomia diversa serve anche per creare una mentalità diversa e cominciare a imparare un po' di cose per poi magari anche sapersele fare da sole alcune piccole cose. Non è che dobbiamo diventare tutte hacker. Io non sono un hacker, sono un'amica degli hacker. So fare un po' di cose, ho imparato un po' di cose nel corso del tempo, ma non sono una coder. Non tutti dobbiamo diventare delle sistemiste, dei coder. Qui si tratta semplicemente di capire fino a dove possiamo arrivare, cominciando dal grado zero dell'autodifesa digitale. Per la mail, ovviamente, vi consiglio inventati.org, che tra l'altro ha fatto anche una politica un po' di genere rispetto alle desinenze. C'è autistiche, paranoiche, stronze, ce ne ha varie, divertenti. E oltre a ciò, Carlotta, quindi c'è la paranoica, ci sta. Perché insomma. E poi perché insomma il server done anche mette a disposizione queste cose, per cui vi invito anche a, magari poi già lo fate, io non conosco bene la vostra storia politica, quindi non so dove siate arrivate anche collettivamente come soggettività, come gruppo. Questi sono diciamo alcuni elementi. Allora, Iraq. Allora, cosa sono Iraq? Alcune, quelle che lavorano all'università sicuramente lo sanno che cos'è un Iraq, o chi lavora in un'azienda un po' grossa. Iraq sono degli armadioni con dei cassetti e, come scrivo qua sotto, i dati stanno nei cassetti. Nel senso che le nostre email, i nostri messaggini su WhatsApp, tutte le cose che facciamo quando utilizziamo la tecnologia stanno in dei posti, hanno un peso fisico, sono fatti di materia. Non è che quando mettiamo le cose nel cestino, il cestino lo svuotiamo e automagicamente questo non genera nulla. I dati ci sono, anche quelli che vanno nel cestino. Per cui ci sono questi lunghi corridoi fatti di tanti armadioni con tanti cassetti. Proviamo a zoomare un po' in fuori. E questi sono tutti gli armadioni con i cassetti. Certo che no, questa qui tra l'altro è una cosa vecchissima. C'è un dataset della Apple, capito? E adesso li vedremo un po' di fotografie. No, beh, non ne ho portate tante perché io non sapevo bene. Comunque, sono questi posti. Sì, cioè noi quando mandiamo un messaggio, quando facciamo una cosa, in realtà non pensiamo esattamente a qual è la catena produttiva, tecnica, ma le cose che mandiamo, questa è la cultura un po' dello spreco, no? La delega, il fatto che noi non ci pensiamo al fatto che quella roba lavora in una certa direzione e ha bisogno di uno spazio fisico. Lo spazio fisico è fatto in questo modo e ha questo tipo di estensione, e questo è solo l'Apple. All'interno, io vi ho fatto vedere Iraq perché sapevo che magari qualcuna di voi un po' ce la poteva avere in mente come ha fatto un Iraq, però all'oggi Iraq sono fatti così, cioè sono degli alveari con dei bracci meccanici che ruotano e che staccano i dischi a caldo, perché quando un disco si rompe non è che c'è un signore che va e lo butta via, cioè ci sono anche dei signori che vanno con la macchinetta, ma nella maggior parte dei casi ci sono dei bracci meccanici che staccano dischi che lavorano dentro degli alveari, che sono dei silos fatti in questo modo, e questi sono quelli della Summit Microsystem, e insomma questo è un po'
uno scenario alla Matrix. Perché poi dentro lì ci siamo noi, ci sono, come dire, c'è il nostro alter ego digitale. Allora, questo qui cos'è? Questa qui sono, in questi collegamenti colorati, sono le dorsali oceaniche. Perché? Perché noi abbiamo delle antenne, no? Abbiamo delle antenne, i router di casa hanno delle antenne, poi abbiamo il telefonino che funziona wireless, no? Che ha un funzionamento di trasmissione dati che va a delle antenne. Adesso non ho portato fotografie, ma penso che qualcuno di voi vicino a casa magari l'avrà, qualche antenna, sa come è fatta un'antenna, proprio c'è l'antennina del telefonino, c'è l'antennina del router di casa e poi ci sono le antennone. Le antennone però a un certo punto diventano dei cavi fisici. Questi cavi fisici viaggiano sotto il mare. Essendo dei cavi di fibra ottica, sono dei cavi piccoli. Se fossero dei cavi analogici sarebbero grandi come questa stanza, mentre invece, siccome sono digitali, sono fatti in fibra ottica, viaggiano alla velocità della luce, sono dei cavi piuttosto piccoli. E sono in tutto il mondo, ma io vorrei in particolare farvi notare che, insomma, tra l'Europa e l'America, tanta roba, il Sud America è ben collegato, anche l'Africa, insomma, non è mai collegata, Cina, Giappone, l'Australia, ma questo perché? Cioè qua, cosa c'è? Qua, cosa c'è? Qua? Cioè qua c'è sempre il Polo Nord, eh? Questo qui non è, cioè il Polo Nord, cioè, qua non è che c'è la bella, cosa c'è? Cosa c'è? Alza la voce, dillo. Sono i centri di raccolta informazione dove c'è la temperatura già bassa, così non devo preoccuparsi di funzionare l'impianto. Quei grandi agglomerati che vi ho fatto vedere prima, il data center della Apple, quello era in North Carolina, ma adesso non li tengono più lì. Perché fa caldo, la macchina scalda, la macchina ha bisogno di stare in mezzo ai ghiacci. Adesso abbiamo capito perché si sciolgono i ghiacci. No, vabbè, le macchine hanno bisogno di essere refrigerate, hanno bisogno di freddo, per cui hanno bisogno di pavimenti flottanti, con l'acqua sotto di un sistema. E ovviamente, come dire, se voi guardate la grandezza di questi cavi, cioè qui ci passano le comunicazioni delle persone, qui ci sta lo stoccaggio dati. Ma quindi l'azzurro è lo stoccaggio? L'azzurro è lo stoccaggio? Non per forza, non in questa mappa. Questa è una mappa particolare che ho utilizzato per i miei studenti. Sono le dorsali oceaniche, sono i collegamenti. Scusa, che posto è? Allora, questo è quello nostro, però non so quale sia il nome. Beh, l'Islanda pare che sia piena, comunque non so se vedete i collegamenti dell'Islanda. Vedete, ci sono dei collegamenti multipli, non è che ci sia tanta gente in Islanda, insomma, come dire, hanno investito su questa roba qua. Sì, l'Islanda ha anche investito in titoli tossici per molti. Allora, già detto, ogni volta che mandiamo un sms, uploadiamo immagini, post, commenti, usiamo Gmail, passiamo attraverso i server di ogni azienda, che transitano lungo il territorio fisico della rete, utilizzano energia elettrica e spazio fisico all'interno di macchine, le quali per funzionare hanno spazio, energia e refrigerazione. Smartphone. Allora, questa qui è una campagna di sensibilizzazione contro la Apple, perché la Apple aveva, c'è stato questo scandalo che aveva fatto firmare ai laboratori della Foxconn, che sono le aziende della Apple, degli accordi in cui dichiaravano che non si sarebbero suicidati. Perché? Perché questi posti dove lavorano queste persone sono per esempio come lo stretto industriale di Shenzhen, che è una città vicino ad Hong Kong che 30 anni fa era un villaggio di pescatori e oggi supera i 12 milioni di abitanti. I piccoli mondi, come si chiamavano, Daniela? Sistemi. E dove si trovano?
trova questa roba? Si trova qui in Cina. Queste fabbriche si trovano in Cina, questi sono i lavoratori, le lavoratrici della Foxconn che protestano perché le condizioni di lavoro ovviamente sono schiavili. Se uno di questi oggetti dovesse essere costruito in Occidente tenendo conto dei diritti dei lavoratori, di quella che è una produzione, tenete anche conto del fatto che ci sono dei materiali rari all'interno, non c'è solo silicio, ci sono tutta una serie di componenti che vengono estratti in Africa, in Russia, sono degli oggetti estremamente sofisticati. Noi quanto lo paghiamo uno smartphone? 500 euro. Noi lo paghiamo 500 euro, che comunque non è un prezzo bassissimo, perché questa è la catena produttiva. In realtà, se dovessimo costruirli qui, costerebbero 10.000 euro, costerebbero i più sguazzi, come un'utilitaria, come una macchina utilitaria. Per cui gli oggetti che noi abbiamo in tasca in realtà valgono 10.000 euro. Sono degli oggetti preziosissimi. E ovviamente sono oggetti che vanno in disuso. Perché? Perché sono oggetti che subiscono la come si chiama? L'obsolescenza programmata. Per cui sono oggetti fatti per durare al massimo 3 anni. Per cui ci sarà sempre una nuova release che sostituirà la release precedente e che quindi insomma entrerà dentro questa catena che di fatto poi produce monnezza oltre che una certa dose di rincoglionimento della popolazione mondiale. Riassumendo, cosa serve per far funzionare il web 2.0? Oltre a il profiling di cui ho parlato e quella parte ci tengo che sia acquisita, ma oltre a tutta quella parte quali sono gli altri elementi che ci vogliono? Grandi fabbriche nel sud-est asiatico, manodopera a basso costo e senza diritti, infrastrutture globali, enormi data center di stoccaggio, elaborazione e data mining. Allora, vi ricordate quando vi parlavo di Google e del fatto che Google ci seguiva e ci segue nella nostra navigazione, di quanto straordinario fossero i metodi, le tecniche, lo sviluppo, proprio l'innovazione tecnologica che Google stava portando per capire chi fossero i suoi utenti. Con i social network cambia tutto e insomma sono passati solo 10 anni, un anno in informatica è come un'era geologica, per cui 10 anni fa non ci ricordiamo neanche com'era, perché l'informatica ha cambiato completamente il nostro mondo e già Google aveva cambiato tanto. Quando sono arrivati i social network, dal punto di vista del modello di business è cambiato ancora di più. Perché? Perché dal profiling di tipo distribuito si passa a un profiling di tipo centralizzato, cioè non hanno più bisogno di seguirci, lo fanno ugualmente perché una cosa non esclude l'altra, ma hanno trovato un modo migliore, costruire uno spazio, un'architettura, dove noi andiamo direttamente a mettere i dati che servono per la profilazione. Hanno creato dei fiori bellissimi, profumatissimi, pieni di cose importanti di cui noi non possiamo più privarci, e noi, come dire, come le api, siamo su questi fiori che servono proprio per recuperare le identità e i dati. Più siamo visibili, più ci mettiamo trasparente le macchine, migliore è il risultato.